Sì, a questa sera, dopo le 10, nel Podere Grande. Intesi. Zitto, zitto. Signor Conte, la signora contessa non mi aveva mica cercato. Ah, sì, sì, forse hai ragione, forse mi sono sbagliato. Allora grazie del buon vino e salute a tutta la compagnia. Ciao, Padella. In gamba, Padella. Mi raccomando. La mia povera gobba. Attento agli austriaci. Posso entrare, mamma? Ma certo, Roberto. Ho fatto tardi. Cos'è? Sei pallido. Cos'è? Notizie gravi, mamma. Ho saputo adesso che a San Colombano il maniscalco è stato fucilato dagli austriaci. Fucilato? Sì. Per quale motivo? Un pretesto. Teneva in casa il vecchio fucile di suo padre. Il proclama del feldmaresciallo Urban parla chiaro. Tutte le armi vanno consegnate. La polizia di Vienna è severa, crudele qualche volta, ma la legge va rispettata. Quale legge, mamma? Una legge fatta da stranieri, da un esercito di occupazione. La legge è legge, Roberto, e qui siamo in Lombardia. Io non amo gli austriaci, ma devo ammettere che con noi si comportano in un modo del tutto legale. Sì, sì, con noi, con gli aristocratici, con i ricchi, ma con il popolo e la povera gente. Sono distinzioni ridicole, Roberto. Il popolo, come tu lo chiami, non è certo in grado per ignoranza di giudicare. E deve solo obbedire. A chi? Allo straniero. Siediti, mi dai fastidio. Ascoltami con calma. Tu, come certi giovani di queste parti, vi siete montati la testa con certe assurde idee politiche. Mamma. Tu parteggi come se io non lo sapessi per i piemontesi. Ma credi forse che i piemontesi per i quali hai tanta ammirazione non abbiano anche loro leggi e tribunali per farle eseguire? È diverso, mamma. Diverso? In Piemonte le tasse sono più alte che in Lombardia, eppure tutti le pagano senza discutere. Ma certo, i piemontesi sanno che i loro soldi non servono a mantenere un esercito di occupazione, ma ad aiutare lo Stato e magari a preparare l'indipendenza. Eh già, sono italiani, dici tu, e combattono per un ideale, per l'Italia unita. E tu, quest'ideale non lo senti? È solo un sogno, Roberto, è solo un miraggio. Per ora, i tempi stanno cambiando. Non credere che non me ne accorga. Anche se vivo isolata in questo piccolo paese di campagna, ho molte amicizie a Milano e a Vienna. Meglio non le avessi da quelle parti. E perché? Sono vecchi amici di famiglia, nobili austriaci che tuo padre amava come fratelli. Allora erano altri tempi, mamma. Non peggiori di questi, credimi. Allora queste ridicole idee patriottiche, sovversive, erano lontane da queste terre. Sono passati quei tempi, mamma. Purtroppo, Roberto, oggi tutti sognano la libertà e l'indipendenza. Vogliono la guerra e non pensano che l'Austria è una potenza invincibile. Mamma, tu parteggi per gli austriaci? No, Roberto, sono italiana, non parteggio per gli austriaci, ma ragiono però. Una sollevazione della Lombardia a fianco del Piemonte farebbe di queste terre un campo di battaglia, di violenze, di rappresaglie, di morte. E sia, se questo è il prezzo che dovremo pagare. E poi quest'Italia vagheggiata dai poeti, dagli
esuli, dai proscritti, da quegli avventurieri come quel Garibaldi, quel Mazzini. È questa l'Italia che tu vuoi? Un paese povero e rivoluzionario, pronto a vendicarsi contro i ricchi e i nobili? No. È un'Italia di tutti. Una nazione libera dagli stranieri. Una gente unita, dopo secoli di dominazione e di schiavitù. Sei un illuso, Roberto. Ma oggi non basta sognare. Devi decidere. E per decidere bisogna affrontare la realtà. Quale realtà? Questa, Roberto. Chi mi scrive da Vienna è von Schlossen, ex consigliere di Sua Maestà Imperiale. Ebbene? Mi scrive di te, di voci che corrono sul tuo conto. Ti si giudica simpatizzante dei piemontesi e si dice che tu frequenti persone sovversive. Mamma. Von Schlossen è un vecchio amico e la sua importanza è grande a corte. Mi scrive che ha fatto il possibile per allontanare da te certi assurdi sospetti. Assurdi sospetti? Io non ho mai taciuto le mie idee politiche. Sì, lo so, Roberto. Certi atteggiamenti da carbonaro e da cospiratore oggi sono di moda fra i giovani come te. Vada, Roberto. La polizia austriaca non scherza. La polizia? Sospettano di me? 2 mesi fa una tua lettera diretta a un esule di Londra è stata censurata. In questa lettera tu dichiaravi il tuo entusiasmo per certe congiure che da qualche tempo si tramano in Milano. Ma allora la polizia è al corrente? Fortuna la tua lettera, invece di seguire la trafila giudiziaria, è finita in mano a von Schlossen. E lui, in omaggio alla nostra vecchia amicizia, mi avverte e me la rinvia. Ecco la tua lettera, Roberto. Ti sarei grata se volessi distruggere la mia presenza. No, non lo farò. Questi privilegi dovuti al titolo e alle amicizie mi disgustano. Accetto le mie responsabilità, mi rifiuto di stracciare questo foglio. Tu non vuoi nemmeno discutere. Non ti importa il nome che porti. Non ti importa neppure di andare incontro a una condanna che può portare perfino alla confisca dei beni. Mamma! Questo è un ricatto. Ti proibisco! Ti proibisco. Ti prego. Prego, Roberto, io al mondo non ho più che te. Ma... Hai ragione, Roberto. I tempi sono cambiati. Io non posso chiederti di rinunciare ai tuoi ideali. Ti chiedo solo non esporti. Aspetta che questi fatti maturino. Ci sono altri modi per aiutare la causa. Il mio patrimonio ormai ti appartiene, lo sai. È così, Tu mi permetti di aiutare i patrioti e mi proibisci di partecipare per paura di perdermi. È così, Roberto. È così. Capisco. Tu sei libero di agire come la tua coscienza ti dice. Libero. Come non sentissi le responsabilità che ho verso di te. No, mamma, la libertà è un'altra cosa. Roberto, cosa risponderò al vecchio von Schlossen? Dirai che ho fatto il mio dovere. Ho seguito il mio amore di patria. Lui comprenderà. È un uomo d'onore, io lo stimo. Anche se oggi devo considerarlo un nemico. Un nemico lui. È stato con tuo padre all'ambasciata di Pietroburgo. Hanno sempre vissuto insieme come due fratelli. Oggi è un nemico. Mamma,
Se vuoi, gli parlerò io stesso. No, Roberto. La tua passione ti detterebbe frasi offensive. Lascia che sia io ad informarti. Quando parti, Roberto? Questa sera. Fra poche ore. Bene. Non voglio sapere altro. Ma io... No. Per l'amore che ti porto, ricorda. Ricordami. Mamma. È tardi, Roberto. Non voglio che tu mi veda piangere. Mamma. Vai. Buona fortuna, Roberto. A Sua Eccellenza Ottone von Schlossen, Cancelleria di Vienna. Mio fedele e buon amico, ciò che entrambi si temeva è avvenuto. Roberto ha seguito la strada del suo ideale e io ne sono straziata, straziata, ma orgogliosa. I tempi cambiano e la gioventù ha i suoi poteri. E allora? E perché mai avrei dovuto uscire? Perché... Perché è uscito. Già. Già. Sono uscito. Nottata serena, signor Conte? Già. Serena... ma fredda. Fredda, fredda. Ma insomma, mi stai spiando? No, no, signor Conte, io passeggiavo così. Passeggi spesso a quest'ora di notte? Mai, signor Conte. E allora? Signor Conte, posso parlarle a cuore aperto? Ma certo, certo, parla. Io so dove lei è diretto. Ah, sì? Sì, per il fatto che... Anch'io vengo con lei. Tu? Sì, signor Conte, le parole di oggi del Padella mi hanno deciso. Basta con gli austriaci. Carlone, hai deciso di arruolarti anche tu? Sì, signor Conte. Siamo compagni adesso, tutti e due volontari. Dammi del tu. Ma no, non posso, signor Conte. Ti ordino di darmi del tu. Come desidera, signor Conte. E chiamami Roberto. Sì, Roberto, Roberto. Roberto? In marcia. In marcia. In marcia.